Buonasera, dunque il piano vaccini è ancora al centro del dibattito. Domani c'è l'incontro tra Draghi e le regioni e si cercherà di capire di più se si riuscirà a mettere ordine appunto in questo caos di regole e di eccezioni che hanno caratterizzato quest'ultima settimana, anche con quella strigliata anche in conferenza stampa del Presidente del Consiglio agli enti locali. Prendere e comprare un vaccino o investire su un vaccino serve il via libera dell'EMA a livello europeo e poi il via libera dell'AIFA a livello italiano. Il mattino di Puglia e Basilicata, ora Draghi prova a regionare, gioco di parole per sintetizzare l'incontro previsto appunto con i governatori dopo la strigliata in Parlamento. L'obiettivo è raggiungere 500.000 somministrazioni al giorno con l'arrivo di quasi 3 milioni di dosi, mentre l'Europa vede l'immunità di gregge il 14 luglio. Salvini abbassa la cresta sulle riaperture contro il Premier che mantiene la linea rigorista per non compromettere la campagna vaccinale. Sulla questione aperture o chiusure ci veniamo tra poco perché ci sono altre prime pagine che ne parlano in apertura, ma concentriamoci su quello che dovrebbe succedere a breve, cioè su questo incontro governo-regioni. Federica Bianchi, allora abbiamo raccontato già da queste prime pagine, no? Abbiamo visto a nord si sta andando in un modo, a sud in un altro, c'è il pasticcio degli anziani messi dietro altre categorie professionali o sociali. Pensi che nelle prossime ore si risolverà, ecco, questo caos generale e da questo caos possa venire fuori veramente una campagna vaccinale che davvero a luglio ci fa venire fuori da questo incubo? Allora, non lo so se si risolverà, sicuramente è nell'intenzione del governo provarci a risolvere questa situazione, soprattutto lungo due linee guida. Da una parte cercare di unificare la direttiva secondo cui vengono distribuiti i vaccini in tutta Italia e quindi smetterla con queste divisioni e differenze regione per regione, seguendo i modelli virtuosi. Avete menzionato il Veneto, ma c'è anche ad esempio il Lazio che rientra tra le regioni più virtuose in Italia. E dall'altra, adesso arriva aprile, quindi entriamo nel secondo trimestre, ed è il secondo trimestre quello in cui dovrebbero arrivare nuove dosi di vaccini, che sono quelle che sono mancate, non soltanto più vaccini di BioNTech, Pfizer, ma anche di AstraZeneca, poi Johnson & Johnson, Moderna, e per cui è il momento in cui ci sarà la disponibilità e quindi non si può sbagliare la logistica. Per cui diciamo che si vede un po' più positivo, non soltanto in Italia c'è da dire, si vede un po' più positivo in tutta Europa. È l'impressione che fa tutti gli italiani, penso, e non è chiaro bene cosa ci guadagni a fare queste cose in questo momento, Renzi. Nel senso, dopo quello che era successo sull'Arabia Saudita, andare adesso in Bahrain è abbastanza incomprensibile, per cui non lo so, penso stia facendo una figura barbina, diciamo la verità. Francesco, anche a te un flash? Sì, è un comportamento autolesionistico, narcisistico probabilmente, è comunque una cattivissima idea ed è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti. Allora, grazie Federica Bianchi, grazie Francesco Grillo, buon lavoro ad entrambi i nostri ospiti, grazie per essere venuti a trovarci a Già Domani.